Dal Vangelo secondo Matteo. Un saluto a tutti. La scorsa settimana noi abbiamo riflettuto sulla preghiera che Gesù ha rivolto al Padre in un momento difficile della sua vita. Quando le folle che inizialmente lo avevano accolto con entusiasmo hanno cominciato ad allontanarsi da lui, quando i suoi oppositori, gli scribi e i farisei, sembrano aver raggiunto il loro obiettivo, quello di convincere la gente che avevano a che fare con un posseduto da Belzebul e quindi non lo dovevano seguire perché era un eretico. Proviamo a immaginare cosa avremmo fatto noi in quel momento difficile. È facile da immaginare perché noi ci troviamo nella stessa situazione che ha vissuto Gesù. Anche noi verifichiamo nella nostra Chiesa tanti abbandoni, una diminuzione, uno scarso interesse per il Vangelo. Basta pensare a ciò che accade con tanti nostri catechisti, i quali a volte si trovano di fronte a dei genitori che sono davvero poco interessati al catechismo dei loro figli e difatti si sentono delle espressioni di questo tipo: quando è che finirà anche sta storia del catechismo con tutto quello che hanno da fare i nostri figli, questo catechismo che entra in conflitto con il torneo di calcio? Che cosa fanno i nostri catechisti, tanto generosi e ammirevoli? Sono tentati di scoraggiarsi e di tornare per i fatti loro. Ecco, Gesù non ha reagito così. Come mai? Perché Gesù pregava e noi invece preghiamo poco. Il brano evangelico di oggi ci racconta ciò che lui ha fatto. Non si è rassegnato alla sconfitta. Lui ha un grande tesoro da consegnare al mondo, il suo Vangelo, e lui ama perdutamente questa umanità e anche se viene osteggiato non si rassegna al rifiuto. Ecco, infatti, oggi noi lo vedremo riprendere l'annuncio del Vangelo e lo farà in un modo nuovo, perché vuole assolutamente che questo messaggio di gioia e di salvezza venga accolto. Che cosa fa? Lo presenta con un linguaggio nuovo, ricorre alle parabole. Come mai ricorre alla parabola? Perché prima ha tentato con dei ragionamenti, non hanno avuto l'efficacia. Tenta con la parabola, perché la parabola sul ragionamento ha un grande vantaggio, che è questo: il ragionamento porta dei motivi per cui l'interlocutore può anche essere messo al muro e essere costretto ad accettare una verità che gli viene buttata addosso da fuori. E questa verità molte volte confligge con le sue convinzioni profonde e a volte lo obbliga poi anche a cambiare tanti aspetti della sua vita e lui cercherà di schermarsi quindi da questa verità. La parabola non butta addosso la verità, la fa venire fuori da dentro, cioè chi te la racconta ti obbliga a schierarti dalla parte di uno dei personaggi e alla fine arriva la lezione, ma la lezione la tiri tu. Dimmi la lezione che ti viene fuori da dentro e allora tu non la puoi più rifiutare la verità perché l'hai detta tu. Tipico l'esempio della parabola di Natan, il profeta, che quando ha saputo che Davide aveva peccato con Bezzabea e aveva fatto uccidere suo marito Uria l'ittita, si è presentato a Davide e gli ha detto: c'era un povero contadino che aveva una pecorella carina, la accarezzava, era l'unica sua soddisfazione. E ce n'era un altro invece che aveva un grande gregge e questo ricco, quando è venuto un suo amico, ha fatto uccidere per la cena la pecora di quel povero contadino. Davide è saltato in piedi, gli ha detto: portate qui quel disgraziato criminale. E Natan dice: sei tu quel criminale, sei tu che hai fatto queste cose.
Davide non può più tornare indietro perché la verità gli è venuta fuori da dentro. Se Natan si fosse presentato con ragionamento e gli avesse detto «sei un adultero, un criminale, un assassino», Davide gli avrebbe detto «è stata lei a sedurmi, vattene fuori, ci vuole più rispetto». E Davide rimaneva come prima, riusciva a schermarsi dalla verità, ma di fronte alla parabola non può più schermarsi. Ecco il vantaggio che ha la logica della parabola. Ho fatto questa lunga introduzione perché Gesù è un semita. I semiti amano parlare con immagini, metafore, allegorie, proverbi ed enigmi. E ho fatto questa introduzione perché noi per 3 domeniche ascolteremo le parabole di Gesù. Sentiamo come viene introdotta la prima. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole. Gesù ha raccontato tante parabole. Che cosa ha fatto l'Evangelista Matteo? Ne ha scelto 7 e le ha collocate nel capitolo 13 del suo Vangelo. Naturalmente si tratta di parabole che Gesù ha raccontato in luoghi e in tempi diversi. Avendole riunite, l'Evangelista ha dovuto creare una cornice narrativa artificiale, ma che ha un significato teologico. Vediamo di esaminare questa cornice. Anzitutto, dove Gesù pronuncia queste parabole? Quel giorno Gesù, uscito dalla casa, sedeva in riva al mare. Anzitutto, dove in riva al mare Gesù pronuncia queste parabole? Non c'è alcun mare in Galilea, c'è un laghetto. Quando nei Vangeli viene chiamato mare, e noi vedremo anche una folla che riunisce lì Gesù davanti a quel mare, l'Evangelista intende dirci: stai attento perché Gesù ti starà invitando a compiere un esodo, a uscire dalla terra di schiavitù in cui tu ti trovi e a lasciarti liberare. Seconda osservazione: Gesù esce dalla casa insieme con i discepoli. Quella casa nei Vangeli rappresenta sempre la comunità dove si ritrovano i discepoli insieme con il Maestro. E adesso osserviamo bene. Questa comunità non può rimanere in casa perché ci sono le folle immense, l'umanità intera che è in attesa del messaggio della salvezza. E difatti ecco che questa chiesa in uscita lascia la casa per andare incontro a queste folle insieme con il Maestro. Questa comunità noi la troveremo tra poco sulla barca, e la barca, lo sappiamo, da sempre rappresenta la comunità cristiana, la Chiesa, l'umanità nuova nata dal Vangelo, come quell'umanità nuova che era nata dal diluvio. Troviamo quindi questo primo gruppo insieme con Gesù, rappresenta coloro che hanno dato l'adesione al Maestro e sono sulla barca. Naturalmente lo sappiamo che questi discepoli non è che gli avessero dato ancora la loro adesione convinta, ma in questa cornice narrativa l'Evangelista ci presenta questa comunità sulla barca, indica coloro che hanno già dato l'adesione al Maestro. Poi compare un secondo gruppo che non appartiene ancora a questa comunità, non sale sulla barca, rimane sulla riva e dovrà staccarsi da quella riva. Proprio le parabole
dovranno ottenere questo risultato, far sì che diano la loro adesione alla proposta che Gesù fa. Non la farà con ragionamenti, come dicevo, ma attraverso la parabola, in modo che la convinzione venga da dentro a queste persone e accettino di aderire al Maestro. Sentiamo adesso la parabola. Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Il primo personaggio della parabola è facile da identificare, il seminatore è Gesù. Adesso lui si trova con questa comunità che è uscita dalla casa per andare incontro alle folle. Ma da dove viene? Da dove è uscito questo seminatore? Viene dal cielo, viene dal Padre, viene da Dio. È il Figlio di Dio venuto a portare nel mondo il seme della parola che deve creare un'umanità nuova. Questo seminatore ha già gettato tanto seme. E che cosa ha prodotto? Pare molto poco. Difatti la gente si sta allontanando. Da che cosa è dipeso questo apparente fallimento? È proprio per rispondere a questa domanda che Gesù racconta la parabola, perché è rivolta a noi la parabola, a noi che ci scoraggiamo quando non vediamo quei risultati che ci aspetteremmo. La domanda che noi ci poniamo: ma vale la pena continuare a seminare, ad annunciare il Vangelo, se la gente è sempre meno interessata ad ascoltarlo? Poi, è efficace oppure no questo seme della parola? Perché anche coloro nei quali è stato seminato, che cosa producono? Gente che va in chiesa, ma poi in famiglia non vanno d'accordo, se la prendono poi per cose da nulla con i vicini, i quali poi rispondono facendo dispetti, e anche questi vicini vanno in chiesa. Se poi guardiamo al mondo, da 2000 anni è stato annunciato il Vangelo e continuano ovunque a esistere guerre, ingiustizie, violenze, miseria. Insomma, ammettiamolo, i risultati sono piuttosto deludenti. E allora ci chiediamo: ma non era questo il messaggio che doveva creare un'umanità nuova? Da che cosa dipendono questi risultati scarsi? Potrebbe sorgere il dubbio che la colpa sia del seme, che è poco efficace. Altre ideologie forse potevano produrre di più. Ecco il primo interrogativo. Lasciamo stare questo seme, seminiamo qualche altra cosa. Oppure potrebbe essere colpa del seminatore che ha sbagliato i tempi della semina. La parabola vuole proprio rispondere a questi interrogativi, sono quelli che ci poniamo noi oggi. Gli scarsi risultati, ci dirà la parabola, non dipendono né dal predicatore né dalla bontà del seme, che è eccellente. Dipende solo dal terreno sul quale questo seme va a cadere. Quindi la parabola ci inviterà ad orientare la nostra attenzione sui diversi terreni, perché è lì che si gioca il risultato. Questi terreni andranno lavorati per renderli produttivi. Come lavorarli? Lo vedremo
Nell'ultima parte del brano evangelico di oggi, prima c'è un intermezzo che è provocato da una domanda che i discepoli pongono a Gesù. Sentiamo questa domanda. Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?» Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti, a colui che ha, verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha, sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, perché udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete, sì, ma non comprenderete. Guarderete, sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile. Sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità, io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. La domanda che i discepoli pongono a Gesù è questa. Qui a Cafarnao tutti abbiamo ascoltato lo stesso Vangelo. Come mai? Noi lo abbiamo capito e abbiamo dato la nostra adesione, perché è bello il messaggio che tu proponi, chi lo accoglie diventa una persona bella. Altri invece non si sono lasciati coinvolgere dalla tua parola. Vedete che è la domanda che noi ci poniamo oggi. Matteo l'ha posta sulla bocca dei discepoli, ma è per far sentire a noi la risposta di Gesù. Noi preti abbiamo tutti sentito spesso delle mamme che fanno anche le catechiste, le quali vengono a chiederci: come mai mio marito, che è buono, ma non viene agli incontri del Vangelo che sono così belli, così entusiasmanti? Lui non si innamora della parola di Dio, perché? Come mai mio figlio non partecipa agli incontri comunitari che sono così belli? Potrebbe anche lui imparare tante cose e fare tanto bene. Ecco, la risposta di Gesù è rivolta a noi che ci poniamo queste domande. Perché qualcuno dice sì al Vangelo e qualcuno invece dice no al Vangelo? La risposta di Gesù, che va capita bene perché potrebbe essere equivocata, dice: perché a voi è stato dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a quelli non è stato dato. Potrebbe suggerire questa risposta di Gesù l'idea che qualcuno è favorito e predestinato alla salvezza, altri no. Questa risposta di Gesù vuole dire anzitutto: a voi è stato donato, cioè la fede è un dono del quale dovete prendere coscienza e ringraziare il Signore. Ed è un dono che è offerto a tutti. Difatti, la prima lettera a Timoteo al capitolo 2 dice: Dio vuole che tutti siano salvi e che giungano alla conoscenza della verità. Poi, per ragioni misteriose che dipendono da ognuno, il cammino per giungere a dire il proprio sì a Cristo non è uguale per tutti. C'è chi giunge prima, c'è chi giunge dopo, c'è anche chi non ha avuto la fortuna di ascoltare
il Vangelo, e c'è anche chi per propria scelta ha preferito interessarsi ad altro. Eccoli i diversi terreni. L'accoglienza e il frutto non dipendono dal seme, nemmeno da colui che questo seme ha portato nel mondo, che è Cristo. Dipende solo dal terreno, che può essere più o meno preparato, più o meno adatto. C'è da meravigliarsi che questo accada? Gesù risponde no. E cita l'esempio dei profeti dell'Antico Testamento. Anche loro annunciavano la parola di Dio. Ma quante volte venivano ascoltati? Quasi mai. Al tempo di Isaia, per esempio, Gesù lo cita. La gente si turava le orecchie per non ascoltare le sue profezie e induriva il proprio cuore per non lasciar penetrare questa parola che chiedeva la conversione. Non è che fossero sordi e ciechi, ci vedevano benissimo, ci sentivano bene, capivano ciò che il profeta stava dicendo, ma non volevano accogliere il messaggio, si difendevano, si proteggevano da questa parola. Ci possono quindi anche essere delle responsabilità in questi rifiuti del Vangelo. E allora che fa Gesù? Annuncia questo Vangelo con parabole. E adesso ascoltiamo che cosa rappresentano questi quattro terreni e vedremo anche come li dovremo lavorare perché diventino produttivi. Sentiamo. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e la coglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Il profeta Isaia impiega un'altra immagine per mettere in risalto l'efficacia della parola di Dio, che quando penetra nel cuore dell'uomo produce sempre effetti straordinari. Dice: è come la pioggia e la neve che scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e aver fatto germogliare il seme. Ecco cosa dice anche Gesù. La scarsità di frutti non dipende dal seme, ma dal tipo di terreno. E ne elenca quattro di questi terreni. Per cogliere il messaggio voglio fare due osservazioni. La prima riguarda il tipo di terreno che costituisce la terra di Israele. Chi l'ha visitata lo sa che i campi sono pieni di rovi, di sentieri, quei sentieri che si formano nella stagione incolta, quando la gente accorcia la strada e forma questi sentieri. E poi è piena di sassi. Dicevano i rabbini del tempo di Gesù che quando Dio ha creato il mondo aveva quattro secchi di pietre, con tre secchi ha fatto la terra di Israele, con l'altro secchio le montagne di tutto il resto del mondo. Un'immagine efficace per dire com'è rocciosa questa terra. Però quando si riesce a ricavare un campo, la terra è molto buona e produce. E poi anche teniamo presente che la semina era fatta a spaglio
e mischiavano anche il seme con un po' di terra, così riuscivano a distribuirlo meglio in modo più uniforme. Lo lanciavano, cadeva dove cadeva, su questo terreno che avevano a disposizione, era quello e non altro. Seconda osservazione, questi quattro terreni non rappresentano quattro tipi di persone, ma si tratta di quattro terreni che sono presenti in ognuno di noi. Noi siamo tentati di catalogare coloro che conosciamo in base all'immagine di questi quattro terreni. No, sono dentro ognuno di noi e ognuno è invitato poi a lavorare questi terreni in modo che quando arriva la parola di Dio, questa possa penetrare e trasformare la nostra vita. Il primo dei terreni, quei sentieri con terra battuta, terra dura, quando il seme cade lì non penetra e quindi è come se non fosse stato lanciato. Arrivano gli uccelli del cielo e se lo beccano non rimane niente. Gli israeliti non avevano alcuna simpatia per i passeri. Ci sono le benedizioni per tutte le creature di Dio, ma non ce n'è una per i passeri, perché quelli beccavano i semi. Ma gli uccelli, specialmente quelli rapaci, nella Bibbia rappresentano le tentazioni del paganesimo, rappresentano i popoli pagani che cercavano di sedurre Israele con le loro proposte di vita immorale, cercavano di allontanare Israele dall'alleanza col suo Dio. Ricordiamo che quando Abramo vuol fare alleanza con Dio, arrivano quegli uccelli rapaci che tentano di impedire questa alleanza, e il paganesimo. Questo uccello rapace, e siccome anche oggi siamo circondati dal paganesimo, teniamo presente che la parola di Dio viene beccata da questa concezione pagana nella quale siamo immersi oggi nella nostra società. Ecco quindi la prima ragione per cui la parola del Vangelo non produce frutto, perché non riesce a entrare nei cuori che sono induriti, impenetrabili. Chi li ha resi così? Conosciamo molto bene ciò che rende i nostri cuori insensibili alla parola di Dio. Sono quelle strade che sono ben battute perché ci passano tutti. La secolarizzazione, permissivismo, va tutto bene perché fanno tutti così. I discorsi insulsi e volgari ai quali tante volte prestiamo attenzione, le proposte immorali che circolano sui mass media, il mondo effimero delle mode, noi finiamo per perdere la testa per queste cose. E allora come fa la parola del Vangelo, che richiede riflessione e silenzio, a dimorare nei nostri cuori? Se sei un giovane e alla domenica ti presenti alla celebrazione eucaristica ancora stordito dalle musiche della discoteca, come potrai sintonizzare il tuo cuore con il Vangelo? Che cosa fare allora? Bisogna dissodare questo terreno che, ripeto, è presente in ognuno di noi, terra indurita. Alcuni suggerimenti per dissodare questo terreno. Il primo, lungo la settimana, ogni tanto prenditi in mano il Vangelo, magari prima di addormentarti, leggiti un brano, poi leggi in anticipo il brano evangelico che ascolterai la domenica, arriverai lì preparato, cercherai di capire attraverso l'omelia che viene fatta il messaggio che c'è in quel testo, avrai dissodato il terreno. Secondo suggerimento, al sabato, alla sera, lascia perdere certi programmi insulsi della TV. Va a letto per tempo, in modo che al mattino ti ritroverai nella condizione giusta per poter ascoltare il brano evangelico. E prova anche a identificare quegli uccellacci pagani che beccano immediatamente la parola del Vangelo, non appena che l'hai ascoltata. Secondo terreno, sempre presente in ognuno di noi,
terreno roccioso, dove c'è un pochettino di terra. Quando cade il seme, che è la parola di Dio, attecchisce subito, ma poi non regge perché manca la terra. Con questa metafora del terreno roccioso con poca terra, Gesù presenta l'esperienza di coloro che quando ascoltano il suo Vangelo sono subito presi dall'entusiasmo, danno la loro adesione. Ma quanto dura questo entusiasmo? Assistiamo anche oggi. Tante manifestazioni religiose che richiamano grandi folle e anche i mass media si interessano a questi incontri. Ma chiediamoci, coloro che vi partecipano fanno davvero un'esperienza spirituale profonda che lascia un segno nella propria vita? Oppure, come dice il profeta Osea, è come la nube del mattino, come la rugiada che appena arriva il primo sole subito svanisce. Questo terreno roccioso con poca terra è l'immagine di questi entusiasmi forti ma effimeri. E queste esperienze emotive non le vogliamo buttare, ma devono però poi fare i conti con la fatica quotidiana della fede. Bisogna aggiungere terreno, cioè la parola di Dio. Come fare per aggiungere questo terreno? Anzitutto, bisogna mantenersi uniti alla propria comunità, ai fratelli di fede. Se tu stai lontano dalla comunità, se non partecipi fedelmente alla celebrazione eucaristica nel giorno del Signore, puoi star certo. Tu in poche settimane vedi seccare tutto nel tuo cuore, si indurisce tutto. Perché passa troppa gente in 3 settimane sul tuo cuore e il Vangelo non penetra più. Prova a pensare che cosa ti succede se per un mese tu non vai alla celebrazione eucaristica domenicale. In te secca tutto. Tu hai bisogno dei richiami, dei consigli, del sostegno dei fratelli. Da soli si rimane subito senza terreno. Terzo terreno. Quello delle spine. Queste spine rappresentano tutte le opposizioni che la parola di Dio incontra nella vita di ogni giorno. Le preoccupazioni per la salute, per la professione, per la famiglia, per le amicizie, sono cose belle. Ma se tutto l'interesse e tutte le energie sono assorbite da queste preoccupazioni, il seme della parola viene soffocato, non germoglia, muore. L'attivismo frenetico dell'uomo moderno, che non riesce a pensare ad altro che alle cose materiali. L'attaccamento ai beni di questo mondo, la carriera, il successo. Stai attento. Ti fanno perdere la testa, sono spine che soffocano l'interesse per il Vangelo. Come mantenere la terra libera da queste spine? C'è un solo modo, la preghiera, cioè il dialogo costante con il Signore. La fede è un innamoramento con Cristo. E quando ci si sposa con Lui perché si decide di unire la propria vita alla sua, è come è un matrimonio che accade. Ma i matrimoni si possono rompere, lo vediamo costantemente. Per quale ragione le coppie si spezzano? Perché comincia a diminuire la comunicazione, il dialogo, l'interesse reciproco e allora si finisce poi per interessarsi degli amanti. E anche i divorzi fra i discepoli e Cristo avvengono per la stessa ragione. Se si interrompe il dialogo con Lui, si finisce in balia degli idoli, delle preoccupazioni, dei problemi, delle ansie di questo mondo. Quarto terreno, finalmente, e anche questo per fortuna è presente in ognuno di noi: la terra, quella bella. Il testo greco dice ten gen ten kalen, non la terra buona, la terra, quella bella.
Questa dà frutto dove il 100, dove il 60, dove il 30. È il cuore bello, nel quale il Vangelo produce frutti abbondanti, produce una vita bella. Ed è ciò che verifichiamo oggi, dove il Vangelo è preso sul serio e attecchisce nella vita, produce persone belle. Gesù ci insiste su questa bellezza che vuole vedere nei suoi discepoli. Purtroppo le traduzioni dicono buono, quando invece c'è bello, kalos in greco. Per esempio, l'albero bello che è lui, dà frutti belli che siamo noi. Gesù vuole persone belle, e queste persone belle nascono quando si coltiva bene e si lavora bene questa terra bella che è presente in ognuno di noi. Il seme che viene gettato, vediamo che va perso in grande parte, perché cade fra le spine, sui sassi, sui sentieri. E allora che fare? Qualcuno si scoraggia e dice: io smetto di lanciare questo seme. Quanti catechisti che dicono, visto che la gente non si interessa, io non annuncio più il Vangelo. Questo è l'errore. Siccome molto seme va perso, conclusione, gettane di più, deve essere più abbondante questa semina, in modo che, trovando del terreno buono, ed è presente in tutti questo terreno buono, possa dare un grande frutto. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.